Ma che figata è questo letto? Oh, no, cavolo. Oh, Sofì, ciao. Sempre che fai guai. Comunque noi dobbiamo sbrigarci, è tardissimo, lo capisci o no? Buongiorno care trote pazze e benvenuti nella nostra vita. Io sono lui e lei è Calciofina Sofì. Oh, che schifo. Non mi starai mica dicendo che in quel bagno adesso non si può più entrare? Non ho detto questo. Che stai facendo? Siamo in ritardo e ti sembra il caso di mettere lo smalto? È diventato una schifezza, devo metterlo per forza. Oggi siamo in ritardo perché è inizio una nuova super pazza avventura. Stiamo per fare una cosa super allucinante e incredibile. Tipo un telefono che squilla, mannaggia! Che volete? Non disturbate i nostri vlog! E eccomi, scusate. Siamo stati invitati qui a Roma a ritirare un premio! Un premio! E sentite un po' dove? Alla Camera dei Deputati! C'è un posto super serio, super pieno di adulti, cioè, tipo, wow! E guardate, qua quella carciofina! Hanno invitato noi perché c'è un'associazione che si chiama Moige, che è un'associazione dei genitori italiani, che praticamente pensa che i nostri video siano adatti ai ragazzini e ai bambini e che diamo dei messaggi positivi! Questa cosa per noi è super importante! Apprezziamo tantissimo questo riconoscimento perché noi ci impegniamo tantissimo ogni giorno per far passare dei messaggi positivi e capire che è arrivato tutto ciò a delle persone adulte, a questa associazione, per noi è davvero fantastico. Lui, che stai facendo adesso? Ah, devo scaricare un po' di adrenalina. Ma cosa fai? Allora, io adesso chiudo qui sotto. No. Chiudo, premo il telecomando, tasto giù. Non lo farei mica per davvero. Sì, lo farò per davvero, guarda un po'. Si sta abbassando. No, si sta abbassando. Oh, il tuo tempo sta scadendo. Vaffanculo, pazza. Qui, comunque adesso basta scherzare, è giunto il momento di andarci a preparare perché siamo davvero super in ritardo. Lui, basta! Pazzo, ancora il letto non è per terra e lui già sul letto. Dai, lui, andiamoci a preparare. Andiamo. Trasformazione, lui e Sofì, super eleganti in 3, 2, 1. Ma guardate che eleganza! Anche tu, lui, wow! Però devi chiudere il bottone, mi sa. Sì, okay. Chiude, e devi stringere un po' di più là. Ma quando sei diventata stilista? Vabbè, comunque lui, sbrigiamoci che è tardissimo. Eleganti due volte nello stesso mese, vi rendete conto? Ma che stiamo diventando? Un canale per signori. Salve, mademoiselle. Lui, sbrigati, è tardissimo! E qui c'è con noi il manager Gigio. Guardate che elegante, non guardate vista, che bell'uomo. Prego, si accomodi. Siamo un po' stretti. Che sta succedendo? Non funziona. Ciao Sofì. Ciao. Salve dottore, come andiamo oggi? Molto bene. Che tipo fa? Benissimo, qui dentro un po' caldo. Leggermente. Eccoci arrivati, guardate che mega palazzo. Sta piovendo ragazzi, la mia cintura si è aperta, oddio aiuto. Lui aiutami, dammi una mano. Ok. Siamo dentro, guardate che posto incredibile. Ragazzi, siamo dentro la Camera dei Deputati a Montecitorio. Wow. Siamo dentro, ce l'abbiamo fatta ad entrare. E guardate, qui c'è questo libro dove ci sono raccolti tutti i programmi TV di quest'anno con la loro recensione. E guardate un po' cosa c'è qui. E guardate cosa c'è scritto. Invitano e incoraggiano i propri fan a dedicarsi ad attività pratiche allo stesso tempo divertenti e istruttive. Istruttive. Distruttive. Sì. No, lui, istruttive, non distruttive. Ci danno il premio perché siamo istruttivi, non istruttivi. Scusate. Me punto di premio Moige e tirare il premio Luigi Calandra e Sofia Scalini. Ce l'abbiamo fatta. Sono sfinito. Ah, che caldo. Bene, Gigi. È stato durissimo. Ce l'abbiamo fatta. Questa è la cosa importante. Un anno di me contro te. Ma comunque Team Trote, oggi è davvero una giornata incredibile, super pazza e super divertente. Forse una tra le più folli mai vissute finora. E sapete perché? Non per il premio, chissà cosa, neanche perché siamo vestiti eleganti, ma perché, vedete, manager Gigi, abbiamo intenzione di fargli uno scherzo. Vi rendete conto? Guardatelo, guardatelo che bello, quanto è figo. Ciao Gigi. Poi? Niente. Stavo parlando tra me e me. E cosa pensi? Tra te e te? Niente. Che ti voglio bene. Che piacere. E che oggi è un grande giorno. Il nostro premio. Grande. Certo, perché abbiamo ricevuto il premio e perché ti vogliamo bene. Basta. E basta. Apprezzo.
Povero Gigi, non hai idea di quello che gli succederà e quello che accadrà oggi. Siamo diabolici. Eccoci sì, ragazzi, siamo tornati in albergo, ci siamo cambiati perché chiaramente non eravamo molto comodi con quell'outfit. Io avevo i tacchi. Allora lui forse sì, però non ha capito niente, quindi adesso dobbiamo spiegare tutto per bene. Come ben sapete, noi da quando conosciamo manager Gigi abbiamo sempre avuto un unico pensiero nella nostra vita, ovvero tagliargli quella barba a cui lui tiene tantissimo. Quella sua mitica barba è la sua fonte di vita. Cioè lui cura quella barba e ci tiene come se non ci fosse altro nella vita. A noi non piace questa barba perché no, secondo noi lui sarebbe molto meglio senza. Sì, e abbiamo più volte detto: manager Gigi, toglitela, sembreresti più carino, sembreresti un principe azzurro, gli occhi azzurri. Invece lui dice: no, non devi stare con la barba, ma sembra un barbone. E quindi oggi sono davvero non sta nella barba. Sappiamo che mi piace tantissimo questa idea, perché tempo fa avevamo fatto una scommessa, tutti voi avevate detto sì sì sì, tagliategliela, tagliategliela, però lui poi aveva cambiato idea, aveva detto no ragazzi, non esiste, io non la taglierò mai. Ma immaginate, ragazzi, noi siamo pazzi, cioè, quindi oggi lui a te l'onore di dirlo, andremo a tagliare la barba di manager Gigi. Immaginate la sua reazione, cioè per fargli vedere quella barba così lunga ci vuole davvero tanto tempo, e noi lì in un istante gli taglieremo via allora, la barba. Allora ci ucciderà, perché ragazzi, allora voi vi divertite quando io faccio gli scherzi a lui, vi divertite quando lui fa gli scherzi a me, ma se adesso noi due fossimo dei complici alleati e facessimo gli scherzi agli altri, ragazzi, sarà qualcosa di super divertente, perché noi siamo bravissimi a fare gli scherzi, siamo due professionisti, lo vedete gli scherzi che ci facciamo a vicenda, quindi figuratevi questo a manager Gigi. Ovviamente abbiamo programmato tutto, infatti abbiamo già preso la chiave della sua stanza, sappiamo che lui si sta riposando, quindi adesso ci infiltreremo. Andiamo, dai, non sto più nella pelle. Andiamo. Guardate cosa ho qui. L'arma distruggi barba 6000. Andiamo senza fare rumore. Ma è vivo o è morto? Non lo so. Lui, mi sento cattivissima. No, lo facciamo per lui, diventerà bellissimo. Lui, ma lui ci tiene tantissimo, non possiamo farlo, sto cambiando idea. No, Sofì, dobbiamo essere dei challengers e prankster professionisti. Ma guarda come dorme, sembra un uccioletto. No, è davvero, Tim Trotter, è difficilissimo. Vai via. No, va bene, lo facciamo, ok? Però la tagli tu, io ti riprendo. Ok, abbiamo. Quindi non facciamo rumore, si è mosso. Ok. Dai, non riprendi, cosa riprendi? Dai. Ma non è vero. Allora, manager Gigi, io non c'entro niente. Io poi me ne ero pentita alla fine. È colpa di lui, è stato lui. Ciao, buco nella barba. Mi giuro, non ce la posso fare. Da Natale. Tu stavi dormendo, questo non è un incubo. Guarda, ti do un pizzicotto e per davvero. Ma questo è tuo. Non ho capito perché. Scherzetto, Gigi! Scherzo per la Gigi, l'ho uscito! Vai, vieni! Questo non è uno scherzo. È uno scherzetto bellissimo! Si muove e perde i peli! Ci ho messo una vita a fare questa cosa. No, 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 dove sta andando? No, ma è bellissimo! Ma c'hai un buco nella barba! Mi dispiace. Povero. Però se va possiamo farla tutta. No. Forse siamo stati un po' troppo. L'abbiamo combinata troppo grossa.
Siamo pazzi, siamo oh. Dai Gigi, vieni qua, non ti preoccupare, non è successo niente. Dai, torna qua, torna qua. Dai, che te la sistemo. Si sei arrabbiato, forse. Non sei arrabbiato. Gigi, Gigi. C'è un po' di... Dai. Dai, te la fai. Aspetta, se vuoi li raccolgo io, no, questi no, piccoli no. peletti. Se... Dai, sembra, parliamo, guarda, parliamo dopo, dai, dai. Sembra che c'hai tre zigomi adesso. Sì. Vabbè. Grazie, grazie, è stato bello. No, no, dai. No, però Gigi, non ti arrabbiare, sì, sì, se sì, noi... No, dai, dai. Che stai facendo? Allora, te la posso sistemare, dammi un attimo. No, me la faccio. Dammi un attimo, dammi un attimo, Gigi! Chiamerò qualcuno, dai. Dove sta andando? No, dai, non dai, posso. Andiamo più tardi, sì, sì. Aspetta. Va bene, va bene, togliamo il disturbo, lui basta, lui basta. Basta, ok, andiamo via. Ciao, ciao. 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 Cavolo, mi sa che abbiamo esagerato questa volta. Ma io ho ancora la chiave della sua stanza. Capisci come andare in giro adesso? Ma adesso la sistemiamo, adesso lunedì, dammi un attimo e te la sistemo tutta, bellissima. I lunedì sono tutti chiusi, quindi no. No. Ok, dai, basta, allora andiamo. Sì, lui, basta, dottore, lui, basta. Con permesso. Vai, vai, andiamo via, vai, ciao. Va bene, andiamo, ciao. 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 Ti vogliamo bene, cavolo. E quindi è andata così, adesso non abbiamo più manager praticamente. Lui, cavolo, 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 abbiamo combinata grossa. È finita. Lui, non dovevamo farlo, caspita. A me se tagliassero i capelli dopo tutto il tempo che ci sono stata per farli allungare, dispiacerebbe tantissimo. Cioè immaginati che ti tagliassero il ciuffo, come ci rimarresti? Capelli a zero. Malissimo, forse abbiamo esagerato. Sì, lui, perché per lui comunque è la stessa cosa. Povero Cicci. Cioè adesso ha un buco qua. Ma ti rendi conto? Ma... Però fa troppo ridere. Sì, è vero, fa troppo ridere. Ha un buco qua. Che poi tipo se lui messaggia con le ragazze, si vuole incontrare con una ragazza, va a cena, abbiamo un appuntamento, adesso ci va, c'ha un buco qua. Vabbè, dai, so, però forse è meglio se adesso ci andiamo a scusare, perché l'abbiamo davvero fatta grossa. E un po' adesso mi dispiace anche per lui. Dovremmo farlo, hai ragione lui. Andiamo, e soprattutto chiedi scusa tu, perché io già gli ho chiesto scusa, ma tu continuavi a ridergli in faccia. Giusto, dai, andiamo, andiamo. Ah, sarà ancora arrabbiato secondo voi? Lui, mi raccomando, dobbiamo scusarci. C'è un buco qua, cavolo. Sono sincero, vorrei capire cosa... Ma chi sei? Trovate da ridere. Scusi, c'è manager Gigi. Cercavamo manager Gigi, dove è? Di qua. Ragazzi, per chi non l'avesse capito, lui è manager Gigi senza barba. È manager Gigi, guardate che strano. Ma stai benissimo. Sei molto più giovane. Siete venuti per... Perché volevamo... Fare pace, basta. Volevamo chiederti scusa. Ti chiedo scusa. Tutte e due? Sì. Sì. Anche tu? Sì. Io in realtà non volevo farti... Sì, anch'io però. Visto perché comunque sembro più giovane. Potrei accettare le scuse, dai. Pace! Anche se non riesco però a... Ma stai benissimo! Stai vero bene! Quando ti guardi allo specchio cosa pensi adesso? Che non sono io. Che non sei tu, non ti riconosci. Troppo piccolo, troppo giovane. Troppo piccolo, troppo piccolo! Ecco, ci siamo ragazzi. Ma comunque Team Trotter, l'avventura di oggi si conclude qua. Iscrivetevi per entrare a far parte anche voi del Team Trotter e per scoprire ogni giorno cose pazze, quello che combiniamo. Guardate un po' cosa abbiamo fatto oggi. Abbiamo rovinato una persona. Ti vuoi bene? Dai, sì, sì, abbiamo fatto pace. Un po', sì, po'. Questo è l'importante. Vai. Cliccate il video di vista per coprire sempre l'avventura. Ieri oggi è da domani con inizio avventura. Aspettate, e soprattutto voi cosa ne pensate? Secondo voi manager Gigi stava meglio prima o sta meglio adesso? Ciao! Ciao! Ora lo faccio salire, faccio morire il telefono schiacciato. Telefono?